Ciao, nel video di oggi ci occupiamo del cucito creativo, andiamo a realizzare insieme un runner rettangolare. In questo video tutorial vi farò vedere come realizzare questo genere di spigolo utilizzando un unico pezzo di tessuto. Poi aggiungeremo qualche applique utilizzando degli esagoni, ma ovviamente tutti i vari dettagli vi li darò man mano che andiamo avanti con la lavorazione del nostro progetto. Per il progetto di oggi avrete bisogno di un tessuto di cotone, due colori diversi, ma potete utilizzare tranquillamente anche delle stampe a fantasia. Per il bordino e per la parte di dietro utilizzerò il nero, ma avrei voluto il rosso, ma non ne avevo abbastanza tessuto. E per la parte centrale, questo colore chiaro, perché qua su questo tessuto andrò ad applicare dei fiori realizzati con degli esagoni. Anche per scaricare questi fogli pieni di esagoni, vi lascio il link sotto nella descrizione del video. Vi serviranno per realizzare i fiori. Praticamente ci sarà l'esagono nella parte centrale e su ogni lato dell'esagono aggiungeremo un esagono, che sarà ovviamente rivestito con il tessuto, un tessuto a fantasia per dare quell'effetto di un fiore, per cui va bene anche utilizzare dei avanzi dai progetti precedenti, perché sapete già ci rimangono sempre un bel po' di avanzi quando si fa il cucito creativo. Ovviamente in questo video tutorial non vi faccio più vedere come rivestire l'esagono e come cucire il tutto perché è un lavoro troppo lungo, si fanno delle cuciture a mano e questo video sarebbe lunghissimo. Io ho già fatto un video tutorial in cui faccio vedere come rivestire l'esagono, praticamente quello che dovete fare quando andate a scaricare questi fogli, perché l'esagono andrà ritagliato e poi rivestito con il tessuto. E poi, ovviamente, per come dicevo, visto che su ogni lato andrà cucito un esagono, dovete fare dopo delle cuciture a mano, tirar via la carta e poi applicare il fiore o la forma che desiderate ovviamente sul tessuto, e in quel momento vi faccio vedere però come applicarlo sul nostro tessuto. Per cui, per vedere come fare, diciamo, come rivestire la carta, l'esagono, vi lascio il link sotto nella descrizione del video, perché io tempo fa avevo fatto il video tutorial in cui facevo vedere come realizzare un cuscino soltanto con degli esagoni. La prima cosa che andiamo a fare è preparare il tessuto principale. Dobbiamo andare a realizzare i spigoli. Per questo avrete bisogno di un rettangolo che è largo 80 cm e lungo 1,40 m circa. Ovviamente non riesco ad inquadrare il tutto perché il rettangolo è molto, molto grande. E per realizzare i spigoli con la cucitura obliqua che avete visto all'inizio del video, dobbiamo andare a posizionare il tessuto con il rovescio verso l'alto, perché dobbiamo andare a fare prima le rifiniture del tessuto tutto intorno. Per fare questo, dobbiamo andare a piegare il tessuto in questo modo di circa 7 mm, 5-7 mm, verso la parte rovescia del tessuto e andare con il ferro da stiro. Qua in questa situazione utilizzeremo soltanto il ferro da stiro. Ok, quando arrivate in questo spigolo andrò a fare lo stesso anche di quest'altro lato e piego il tessuto sempre di circa 7 mm e vado con il ferro da stiro. Ok, e si creerà questa piega affinché non si vedano i margini del tessuto. Io vado a fare questo tutto intorno, vi faccio vedere il risultato finale, dopodiché possiamo andare a dare la forma ai spigoli. Ed ecco come si presenta il tutto dopo aver stirato i margini del tessuto. Questo sarebbe uno dei spigoli, deve essere in questo modo. Adesso andiamo a dare la forma ai spigoli, per cui dovete mettere il dritto del tessuto rivolto verso l'alto. Dopodiché, intanto vi faccio vedere questo spigolo che è più che sufficiente perché negli altri il procedimento è sempre lo stesso. Deve essere il tutto così e andiamo a piegare questo lato sopra, lo dobbiamo portare sopra questo lato, i lati praticamente devono essere pari. Per cui sistemo un po' il tessuto, è molto grande per cui faccio fatica un po' qua.
Ok, dopo aver appareggiato per bene, dobbiamo andare intanto a fissare con dei spilli, così è più semplice da realizzare la linea che ci farà da guida per andare a cucire. Perfetto. Adesso questa piega la dobbiamo mettere dritta. Io mi guido dal piano che ho, visto che ho questa linea che mi fa da guida, ma se voi non ce l'avete, vi basterà una squadra per poter capire la posizione della linea che noi dobbiamo andare a realizzare. Andrò a misurare da questa punta circa 13 centimetri. E poi vado a fare un segno qui. Dopodiché vado a tracciare una linea dritta, ok? Deve essere dritta, non deve essere inclinata in nessun modo. Per quello è importante, potete utilizzare la squadra perché questa ci facilita il lavoro. Vedete, mettendola in questa posizione, io ho i spilli però, ecco. Ovviamente, la piega del tessuto deve rimanere tale, non dovete aprire il tessuto quando andate a fare questo procedimento. Perfetto, adesso che ho fatto questa linea, vado a fissare con dei spilli esattamente in questo punto. Dopodiché, vado alla macchina da cucire e farò una cucitura dritta seguendo la linea che ho disegnato. Ok? Dopodiché dovete ripetere lo stesso procedimento per gli altri tre spigoli. Dopo aver cucito tutti e quattro spigoli, andrò a tagliare l'eccesso, vedete? Lasciando un margine di circa 7 mm, così, mezzo centimetro. Fatto questo qua, dove c'è praticamente la piega del tessuto, vado a tagliare questa punta. Mi raccomando, attenti a non tagliare la cucitura. Poi farò lo stesso anche per gli altri spigoli. Dopodiché, prima di svoltare il nostro tessuto sul dritto, dobbiamo aprire i margini del tessuto in questo modo. Essendo che stiamo lavorando con un cotone, basterà premere con le dita e vedete. I margini si aprono in questo modo e rimangono tale. Vado a finire anche il resto e ci vediamo dopo. Adesso possiamo svoltare il tutto. Andrò a sistemare per bene i spigoli spingendo in questo modo. Io ho già fatto tutti gli altri, adesso vado a stirare il tutto affinché il tessuto sia sistemato, perché fatto questo dobbiamo occuparci della parte centrale. Dopo aver stirato il tutto si presenta così, questi sono i spigoli e qua è l'apertura dove andremo ad inserire il secondo tessuto di un colore contrastante, per cui dovete andare anche a ritagliare un rettangolo che è largo 40 centimetri e lungo 1 metro, ma questo non lo andremo ad inserire subito perché prima dobbiamo andare a realizzare i fiori con l'aiuto degli esagoni. Per cui io qua ho scaricato un bel po' di fogli e che andrò a ritagliare ogni esagono in parte, perché per fare un fiore ci serviranno 7 esagoni, uno per la parte centrale, gli altri 6 tutto intorno. Per cui fate il conto, sarete voi a decidere quanti fiori aggiungere nella parte centrale del runner. Vi ricordo che sotto nella descrizione del video trovate il video in cui vi spiego come rivestire l'esagono con il tessuto. Per cui non ve lo faccio più vedere, se no il tempo questo video sarebbe troppo lungo. Io adesso vado a sistemare, a tagliare i vari esagoni, a rivestirli, vi faccio vedere come si presenta
il fiore una volta assemblato il tutto. Ed ecco come si presentano i miei due fiori realizzati con gli esagoni. Io farò soltanto due. Uno, un fiore andrà in un'estremità e l'altro fiore nell'altra estremità, ma dobbiamo andare, perché come vedete io ancora ho la carta nella parte di dietro. Andrò a staccare soltanto la carta nell'esagono centrale. Questo lo farò su tutti e due i fiori, ma prima prenderò il tessuto, questo panna, e lo vado ad inserire dentro. Esattamente come quando lo dobbiamo andare a cucire definitivamente, ma andrò a fissare il tutto con dei spilli, per cui lo andrò a mettere come si deve, perché dobbiamo andare a trovare la posizione dei nostri fiori. E per capire dove andranno posizionati questi fiori, dobbiamo inserire per bene questo rettangolo. Io lo vado ad inserire partendo da questa estremità. Mi dispiace, ma non riesco a farvi vedere bene. Ovviamente il dritto deve essere verso l'alto. Per come vedete, il tessuto è stato tagliato affinché vada dentro di circa un centimetro abbondante. Per cui, per quello, dovete iniziare da un'estremità e andate piano piano fissando. Io mi metterò per terra perché ho più spazio. Vedete, qua è sistemato per bene e vado ad aggiungere dei spilli. Un po' qua e là, giusto per tener fermo il tessuto. Dopodiché deciderò la posizione dei fiori. Io vado a sistemare anche il resto. Dopodiché vi faccio vedere come capire e come segnare la posizione dei fiori, perché dopo dobbiamo staccare questo rettangolo e cucire a mano il fiore sul tessuto, questo chiaro. Per come dicevo prima, dovete andare a staccare la carta nella parte centrale dell'esagono. Andate piano piano, ovviamente, a non aprire la cucitura che avete fatto a mano. Per cui io vado piano piano, su questo fiore ho già staccato. Intanto lo facciamo soltanto per la parte centrale, giusto per capire dopo la posizione del nostro fiore. Ok, adesso vi consiglio di prendere un nastro bioadesivo, questo ci aiuterà molto, e lo andiamo ad incollare nella parte centrale dell'esagono. Un pezzo qui sul rovescio e uno su quell'altro. Perfetto. Adesso vado a tirare via la carta. Non vi preoccupate, perché alla fine comunque andrà tutto stirato, anche se adesso vedete si sguarcisce il fiore. Si fa un po' fatica perché il tessuto è un po' sottile. Ecco, almeno un po'. Per cui adesso dovete decidere dove volete il fiore. Per cui, con l'aiuto di questo nastro bioadesivo, il fiore vi rimarrà incollato nella posizione che desiderate. Io vado a decidere bene la posizione di tutti e due i fiori e praticamente vado ad incollarlo. Dopodiché vado a staccare, con il fiore attaccato, così incollato, vado a staccare il rettangolo, questo rettangolo panna, e vi faccio vedere come cucire tutto intorno. Dopo aver posizionato i miei fiori, ho tirato via la carta su ogni petalo in parte. Anche quando tirate via la carta si farà un po' fatica perché c'è l'imbastitura, anche se vi rimane qualche pezzettino qua sotto non succede nulla. Comunque questa imbastitura che noi abbiamo fatto quando abbiamo rivestito l'esagono deve rimanere tale fino alla fine.
perché l'andremo a tirare dopo, a tirar via dopo aver fatto la cucitura finale. Fatto questo, ho incollato su ogni petalo un po' di nastro bioadesivo, esattamente come ho fatto per il centro. Adesso vado a staccare la carta tutto intorno. Dopo aver staccato la carta su tutti i pezzi del nastro che ho aggiunto, andrò a fissare, a stendere per bene il fiore affinché sia steso, affinché non sia, il tessuto non sia piegato, deve essere steso come si deve. Per quello utilizziamo il nastro bioadesivo, perché se utilizziamo i spilli, si sa, i spilli tendono a stringere un po' il tessuto e noi abbiamo bisogno che tutto sia steso come si deve. Prima dicevo che avrei fatto una cucitura a mano, ho cambiato idea per mancanza di tempo, andrò a fare una cucitura dritta tutto intorno. Ok, io vado adesso a staccare la carta, ad incollare per bene il fiore, farò lo stesso anche per l'altro e possiamo passare alla macchina da cucire. Dopo aver cucito i fiori, il tutto si presenta così. Adesso dovete andare a tirar via l'imbastitura, poi fatto questo dovete inserire questo rettangolo nel centro del runner dove abbiamo lasciato l'apertura. Fissate il tutto per bene con dei spilli o addirittura imbastite affinché il tessuto rimanga steso come si deve e non si muova durante la cucitura. Dopo aver inserito ovviamente questo rettangolo nel centro del runner, possiamo passare alla macchina da cucire e fare una cucitura dritta tutto intorno esattamente dove si trova l'apertura. Dopo aver cucito tutto intorno, il tutto si presenta così. Io ho utilizzato un punto dritto, ma voi potete utilizzare qualsiasi altro punto a fantasia per dare sempre un tocco in più al vostro runner. Dopo aver cucito, ovviamente, non vi dimenticate di stirare il tutto. E noi per oggi praticamente abbiamo finito. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure nella sezione commenti. Io con questo vi dico alla prossima. Ciao ciao!